Buonasera a tutti, io mi chiamo Tiziana Pallini e rappresento l'azienda per cui lavoro che è la Diachron Labs. La Diachron Labs cosa fa? Fa strumenti e reagenti per la valutazione agroalimentare, in questo caso di olio, aceto e vino. Quindi siamo specializzati su questi tipi di prodotti. Sono stata chiamata qui oggi per sensibilizzare un po' quello che è, diciamo, la qualità dell'olio più che la quantità. Quindi dovremo imparare a considerare l'olio più un alimento più che un condimento. Quando impareremo a fare questa cosa, secondo me apprezzeremo di più anche le qualità del nostro olio. Le qualità che possono essere rappresentate e vagliate dai polifenoli totali, la vitamina E, che sono antiossidanti. Dai perossidi, dai semplici perossidi che ti danno la capacità di valutare quanto l'olio potrà essere duraturo nel tempo, se noi lo stiamo mantenendo nella maniera giusta, perché anche introdurre nel nostro corpo dei perossidi vuol dire andare magari a intaccare delle cellule del nostro organismo che sarebbero sane, che però vanno poi a distruggersi. Beh, io che cosa devo dire? Io ti ringrazio e ringrazio tutta la cooperativa che sempre ci invitate, diciamo, ad imparare sempre cose nuove e veramente molto molto interessanti. Faccio gli auguri a te e a tutti i soci perché 2 anni fa, anzi 1 anno e mezzo fa, abbiamo festeggiato i 40 anni ed è cominciata questa, diciamo, scommessa di Tecnolivo. E grazie alla, come dire, alla caparbietà del presidente, ma anche di Angelo, che due pensionati che però sono molto innovatori, e voi avete detto che siete pensionati, quindi si sta realizzando veramente una rivoluzione in questa cooperativa. E io credo che lo spirito della cooperazione abbia sempre aiutato questo, diciamo, tutto questo sogno a realizzarsi. E soprattutto io voglio evidenziare quello che poi oggi è risultato ancora più visibile, che grazie, diciamo, a tutte queste innovazioni che si stanno apportando in questa cooperativa, c'è anche un grande, cioè, avvicinamento dei giovani in sala, nel frantoio, nel ristorante, ci sono molti giovani a lavorare, ma soprattutto, come Peppe diceva oggi, grazie diciamo, al joystick, anche Pierpaolo ha detto ci sono, diciamo, degli operatori molto giovani, sicuramente di San Mauro e dei dintorni, che rimangono e lavorano.